Allora, scusate la qualità del video, sarà pessima, però ci tenevo a farvi vedere la riesumazione di questa vecchia IS600, abbastanza datata ma perfettamente funzionante. Allora, ho tirato fuori da questo vecchio, da questa vecchia presa a 37 poli, ho tirato fuori tutte le connessioni relative ai motori, limiti, eccetera, eccetera. Ho fatto questo collegamento di fortuna qui su questa parallela e poi, aspetta che vediamo di andare di qui, ho collegato tutto quanto a quella scheda della quale avevo parlato, questa scheda USB. Come vedete, questo è il cavo USB che andiamo praticamente a connettere al nostro PC, se ci riusciamo. Ok, e adesso siamo pronti per farla partire. Ah, ovviamente una cosa, la scheda, con la scheda sto utilizzando questi 2M542M che sono degli azionamenti secondo me eccezionali. Questo è l'alimentatore. Allora, facciamo partire la macchina e ovviamente andiamo a fare origini macchina e vediamo come si comporta. Ovviamente facciamo reset e facciamo origine macchina. Ok, origine X, Y. XYZ sta facendo le origini. Ok, e adesso facciamo partire questo piccolo G-code che ho praticamente preparato. Molto semplice, eccolo qua. Dovrebbe partire. Ora sta facendo un rettangolo, guardate come va bene. Questo adesso è un cerchio, interpola abbastanza bene gli assi e adesso fa una lavorazione di svuotamento con angolo a 45 gradi. Non perde un passo e ha una forza incredibile. Sono azionamenti a scheda che consiglio vivamente, sono rimasto molto molto entusiasta. Appena monto il mandrino ve la farò vedere in fresatura come va. Spero vi sia piaciuto. Ciao ciao.